Saranno aperti nell'aprile del 2016 i cantieri per i lavori di realizzazione del raddoppio della ferrovia, quelli che riguardano il primo lotto del tratto Pistoia-Montecatini. Secondo RFI, la rete ferroviaria italiana, infatti, procedono, secondo programma, le attività di progettazione per il raddoppio della linea Pistoia-Lucca, che permetterà un incremento della capacità di traffico, maggiori standard di puntualità e regolarità e una riduzione dei tempi di viaggio fra Firenze e Lucca. Un investimento complessivo intorno ai 450 milioni di euro, 200 milioni per la linea Pistoia-Montecatini e 250 milioni per gli interventi fra Montecatini e Lucca. La fine dei lavori è programmata per aprile 2019, mentre il servizio ferroviario sarà operativo a fine 2019. Il raddoppio, circa 13 km, sarà per la quasi totalità in affiancamento alla linea esistente. Solo 2,5 km saranno in variante e per questo sarà realizzata la nuova galleria di Serravalle di 1650 metri nel territorio del comune di Serravalle Pistoiese. La ristrutturazione della viabilità ferroviaria prevede inoltre la soppressione di 11 passaggi a livello, 7 a Pistoia, 2 a Serravalle e 2 a Pieve Agnevole, sostituiti con viabilità alternative e sottovia. In particolare a Pistoia, zona Spazzavento, saranno realizzati 2 sottopassi pedonali ciclabili e una sottovia stradale. A Serravalle Pistoiese, nella zona di Masotti, una nuova viabilità stradale. A Pieve Agnevole, un sottopasso pedonale e un sottovia stradale. Nuove infrastrutture previste anche nelle stazioni. A Serravalle Pistoiese sarà realizzato un sottopasso viaggiatori. Nella stazione di Montecatini Terme il sottopassaggio pedonale sarà prolungato. Sarà poi la volta del secondo lotto, Montecatini Terme-Lucca. Da quanto riferito dalla stessa RFI, è in corso la gara per affidare la progettazione preliminare e definitiva del raddoppio ferroviario. L'inizio dei lavori è previsto entro la fine di quest'anno e l'ultima azione per aprile 2019. Entro poi la fine dello stesso anno sarà attivato il servizio ferroviario. Il raddoppio, circa 30 km, sarà fatto in affiancamento alla linea esistente e durante i lavori saranno eliminati 17 passaggi a livello, 3 a Montecatini, 4 ad Altopascio, 9 a Capannori ed 1 a Lucca. Su quello che sarà la nuova viabilità ferroviaria in Val di Nievole, che avrà ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, il sindaco del comune di Pieve Agnevole, Gilda Dioliaiuti, ha tenuto un incontro con i cittadini, il primo di una serie, allo scopo di informare la popolazione su un argomento ancora poco chiaro e conosciuto. Sì, è un percorso che viene appunto da lontano, è un discorso che è iniziato negli anni 2003-2004, a man mano preso corpo, fino appunto nel 2010, aggiungere alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra Regione, Provincia, Comune di Pieve, Monsummano e Montecatini per un riordino complessivo della viabilità soprattutto interessata sul territorio di Pieve Agnevole, ma che di riflesso va a vantaggio di tutta la Val di Nievole. Finalmente questo protocollo d'intesa ha visto la luce, siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di lavoro che ha già cominciato a progettare e la progettazione è un passo fondamentale per poi poter avviare la ricerca delle risorse necessarie. Un'assemblea affollata e partecipata durante la quale non sono mancati momenti di forte concitazione. Fra la linea ferroviaria e l'argine della Nievole probabilmente già nel 2004 non c'era abbastanza spazio per far passare una strada. Ora mettiamoci il secondo binario, quindi spazio ce n'è ancora meno. Noi avevamo due varchi che erano carrabile e pedonabile e noi ci siamo ridotti a accettare solo un varco che è anche allagabile. 10.000 abitanti, tre strade, stiamo facendo una confusione enorme. Ma chi è che l'ha inventato tutte queste cose? Sì. Da dove parte? Da quali cervelli? Gente non vuole rumore. Io non ho capito. Perché tanto quella strada, la variante, sarà realizzata sicuramente non prima dei 15-20 anni. Tutto il traffico pesante si confluirà dall'Officina Minniti sulla via Colonna, quindi oltre all'inquinamento acustico del treno c'è anche l'inquinamento atmosferico di tutti i camion e tutto il traffico che noi che abitiamo lì ci dobbiamo sorbire come del resto tutto il comune della Pieve. Ma questa dannata variante che salterà il comune di Pieve Agnevole all'esterno, non è che poi migliorerà tante le cose perché le strade sono quelle e il traffico è sempre in aumento, possiamo fare noi, cioè qui dal 1960 ad oggi nella zona della Val di Nievole ci sono tre strade nuove, la Camporcioni, quella lì di sotto e poi qualche pezzettino qua e là, poi le strade, il traffico è quello e quindi sarà sempre uguale. Comunque si risolverà almeno il primo problema per Pieve Agnevole. Questo è lo schema del protocollo d'intesa del 2010, sottoscritto tra Regione, Provincia, Comuni di Pieve Agnevole, Montecatini e Monsummano. Praticamente in azzurro
vediamo le due strade regionali attuali. In verde vediamo le opere che verranno realizzate dalle ferrovie nell'ambito del raddoppio, quindi la strada che collegherà la zona di Via Empolese con la zona Via Milano passando dall'attuale Minnetti, e in rosso vediamo l'itinerario di collegamento tra le due strade regionali previsto nello studio dell'Università di Pisa e che dovrà portare il traffico, diciamo, di lunga percorrenza, il traffico diretto verso il Casello, da Pistoia, da Serravalle, verso il Casello, verso l'altra Val di Nievole, passare su questo nuovo itinerario che bypasserà la zona della Colonna, bypasserà il centro di Pieve Annievole e convoglierà direttamente sulla via Empolese. Questo è il tracciato del raddoppio ferroviario nell'area del comune di Pieve Annievole. Qui siamo nella zona della Colonna, quindi la ferrovia verrà raddoppiata sul lato sud. Qui si passerà sotto la strada, sopra la strada regionale nella zona della Colonna con un nuovo ponte. Qui siamo nella zona centrale del paese, il raddoppio viene sempre al lato sud. Questa è la strada di collegamento della zona Minnetti tra la via Empolese e la via Colonna. Qui siamo nel centro di Pieve Annievole, la ferrovia verrà raddoppiata sempre al lato sud e verrà realizzato un sottopasso pedonale e ciclabile proprio nella zona centrale del paese tra la piazza 27 aprile e il parcheggio della Nievolina. Verranno quindi chiusi i due passaggi a livello che ci sono ora e sostituiti con questa viabilità alternativa.